Buongiorno amici del Tempura, questa sera siamo qui in quel di Genova, non ho ben capito dove siamo, in un posto, una location molto speciale, con una persona un po' meno speciale purtroppo, ma che oggi per la prima volta chiamerò per nome e cognome di battesimo, cosa che non farò mai più. Probabilmente l'avete già riconosciuto, Carlo Negri, possiamo dirlo. È già stato presente in alcuni nostri video, poi metterò qua spezzoni di cose così potete vedere un attimo dove l'abbiamo già visto, però volevo fare un po' di chiarezza e spiegare un attimo che personaggio sia, che macchina guida, perché finora magari avete visto un po' di sgommate qua e là, però è bello dare un ordine alle cose, quindi Dottor Joel, si vuole presentare un attimo, dirci cosa fa? Sì, sono Carlo, piacere, non sono abituato a fare queste cose, però ho iniziato correndo in moto qualche anno fa, poi dopo l'incidente purtroppo ho dovuto smettere e mi sono dedicato alle macchine. Ho preso questa Mazda MX-5, diciamo più per gioco, volevo qualche cosa da usare in strada e poi pian piano siamo arrivati ad oggi, comunque la macchina competitiva, abbiamo fatto un sacco di lavoro, un sacco di migliorie tecniche. Esatto. Allora, partiamo step by step. Allora, io so che questa macchina ha avuto tante veste, a un certo punto è stata viola, a un certo punto, come tutte le Miata, era aspirata, poi è diventata turbo, poi è diventata rossa, esatto. Insomma. Tu, questa qua nasce 1.6, no? Questo 1.6, 110 cavalli. Mm-hmm. E piano piano, step by step, siamo passati a motore da 200 cavalli con interni stock, poi 260 cavalli con interni stock, cambiando la turbina, mettendola più grande, fino al 2021 che abbiamo fatto motore forgiato, cambio 6 marce, differenziale, tutte le migliorie del caso, e attualmente ha più di 300 cavalli, circa 310. 310 bancati o una bancati, stima? 310 bancati. Che turbina monti al momento? Garrett 2871. Esatto. Hai detto bielle pistoni forgiati? Sì, pompa dell'olio, bilanciamento dell'albero, lavorazione della testa, c'è tutto il contorno. Normale, normale, normale. A livello di ciclistica hai fatto qualche modifica? Allora, l'ultimo aggiornamento a assetto HSD Monopro, bracci della IRP, poi bracci posteriori allungati per azzerare il camber e irrigidimenti vari in tutto il telaio. Molto bello. E visto che siamo arrivati a questo punto, abbiamo riassunto molto, anche se in realtà c'è veramente veramente tanto in questa macchina, è una Miata che va veramente forte. Se posso permettermi, a livello lombardo, di Miata turbo fatte così non ce ne sono sicuramente tante. È molto molto bella. E oggi siamo qui perché mancava, diciamo, l'ultimo step. Esatto. E poi spiegheremo perché c'è tutta questa serie di ultimi step particolari, perché Carletto, dopo anni di sgomme, ha in mente un bel progettino. Esatto. Che noi di Midnight Tempura vorremmo supportare. Che cosa siamo venuti qua oggi a fare? È stata l'ultima grossa modifica, esatto, del Miatino. Allora, ciò che mancava era l'adeguamento della macchina alle specifiche FIA, a livello di sicurezza, quindi roll bar, estintore, stacca batteria e tutto quanto necessario comunque per adeguarsi al regolamento tecnico, perché quest'anno andremo a fare il CID, il campionato italiano di drifting in categoria Pro 2. Allora, io so che questo non è però il tuo primo campionato, so che l'anno scorso hai corso nella AXI National Series. Abbiamo fatto la Super Street 1, quindi over 250 cavalli, al campionato AXI, che è un campionato minore, non FIA. E abbiamo fatto le prime tre tappe, eravamo secondi in campionato, poi c'è stata la finale in Slovenia, a cui purtroppo non abbiamo potuto partecipare, comunque avremmo potuto chiudere il campionato secondi o terzi. Però è stata un'ottima esperienza, bellissima, un ambiente molto amichevole, molto familiare, molto... È anche quello che io spero di vedere anche quest'anno al CIL, diciamo, abbiamo avuto una fortuna che le tappe sono comunque più o meno tutte abbastanza vicine, so che è la prima volta per te in un campionato, diciamo, con una asticella un po' più alta, sia in termini di regolamento che di requisiti, come hai detto anche tu, di tutti i lavori che hai fatto alla macchina, non per ultimo il roll bar completo, che insomma non è un lavoro assolutamente scontato. Secondo me gli ingredienti per fare bene ci sono, assolutamente, e mi piace anche tanto il fatto che comunque hai avuto diverse idee su come strutturare anche tutto il team, perché alla fine non sei solo tu che vai,
usi la tua macchina, bellissimo, certo. Tutto il resto e basta. So che c'è dietro anche una serie di persone. Sì, abbiamo... Allora, sinceramente, senza tutte queste persone non saremmo mai riusciti a partecipare al CID. Mm-hmm. Abbiamo avuto la fortuna che le tappe sono vicine e sono in piste in cui una Mazdina può non sfigurare rispetto ai vari BMW che ci saranno. E soprattutto abbiamo conosciuto appunto Matteo dell'officina Vignati che ci ha aiutato come a fare la macchina. Abbiamo conosciuto Midnight Impura, vabbè, una lunga esperienza che ci aiuteranno con tutto ciò che riguarda media, eccetera. Abbiamo Alfredo Sant'Arcangelo, abbiamo Andrea Casa che mi aiuta tutte le volte in box anche a preparare la macchina, eccetera. Abbiamo le ragazze che sono Laura, Barbara, che ci aiutano all'organizzazione degli eventi e basta, diciamo che il team si completa con Michael e Andrea che sono stati, diciamo, i fondatori di quello che è la squadra, perché mi hanno aiutato a realizzare la macchina a livello elettronico, a livello carrozzeria, a livello telaistico. E nei 5 anni passati sono stati loro, diciamo, il fulcro di tutto quello che c'è stato dietro. E qui secondo me viene la parte bella, perché in tutto questo, siccome è un progetto che ho detto a me piace molto, piace molto l'idea, è sempre stato un po' il nostro spirito, diciamo, partire dal garage e arrivare alla pista, quello che ci piacerebbe portare sarebbe una specie di reportage su tutte le tappe. Quante tappe sono quest'anno, voglio ricordarlo? Quest'anno sono 4 tappe. Più qualche test. Inizieremo con i test a marzo in pista Chignolo, se riusciamo anche Varano. Poi ci sarà la prima tappa a Prato il 28 aprile, poi 2 tappe a Chignolo a giugno e settembre e la finale a Varano di Melegari a novembre. Bellissima location come l'anno scorso. Sicuramente lungo la strada magari troveremo anche già qualche faccia conosciuta, magari che ne so, Street Open o in Pro 2, chi lo sa. Sicuro. Sarà interessante anche per noi come esperienza, perché noi siamo andati a vedere il CID diverse volte, però sempre con l'occhio di uno spettatore. Quest'anno sarà l'occhio di uno spettatore dentro i box. Molto interessante. Spero che la cosa possa piacere anche a voi. Secondo me è una bella idea, secondo me è qualcosa che si può fare bene. Secondo me ci sono tutti gli ingredienti per fare comunque una bella stagione. Adesso qua la metterò anche un po' di spezzoni, di te che sgumi, fai cose incredibili, così diamo un serie un po' di credibilità, capito? Una cosa... Più che altro, le piste sono abbastanza favorevoli per noi, la prima esperienza, non abbiamo mai fatto niente di, del genere, non abbiamo dietro un team, siamo, arranchiamo come budget. Però c'è iniziativa. Sì. Ma vedo che solo trovarci qua oggi a fare la macchina, a fare una bella grigliata e... Non è male. So che tu ti alleni molto anche al simulatore, hai cominciato di recente, sotto la guida esperta del nostro Santa Nazionale, che salutiamo sempre. Esatto. Sì, la squadra, diciamo che quasi tutti ci siamo trovati a giocare su Assetto Corsa, ci alleniamo praticamente tutte le sere insieme, anche insieme a Marcello e insieme a Livio, che sarà il dronista che ci seguirà tutte le tappe, insieme a Joe e Claudio, che sono 2 ragazzi che abbiamo conosciuto durante una giornata di taxi drift, che si sono presi bene con la nostra storia e ci seguiranno in tutte le tappe. E niente, sì. Io penso che abbiamo detto più o meno tutto quello che ci sarà da dire. Sono veramente, veramente curioso e non vedo l'ora che iniziamo a sgommare per davvero, perché c'è stato per adesso tanto lavoro dietro le quinte, è andato dietro questa macchina, è andato dietro anche a livello di canale, tutto quello che vorremmo portare noi. Quindi il primo appuntamento quando ce lo diamo? Il primo appuntamento sarà il 2 marzo a Chignolo, che ci saranno le verifiche tecniche della macchina, sperando sia tutto a posto, e il primo test in pista, con anche gli altri partecipanti del campionato, quindi il primo confronto vero con anche le macchine che andremo a sfidare in campionato. Mi piace. Niente ragazzi, io penso che questo sia il fulcro della situazione, speriamo veramente di portare più presto gomme e quant'altro, lo spirito lo conoscete già, ci vediamo al prossimo video, che ringraziamo Joel, che adesso oltre a una faccia anche un nome, anche una storia, che è quello che ci piace di più. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima.